Le onde del mare, il ritmo sonoro di tutto ciò che accompagna le nostre esistenze. Benvenuti nella nostra dimensione della musica. Benvenuti a casa vostra. Benvenuti in Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Bentrovati, apriamo insieme quindi questa bella stagione che in realtà è iniziata già da un po', perché comunque sia già dal mese di maggio, un mese di maggio caldissimo, erano anni che non accadeva una cosa del genere. E poi eccoci qua, signori miei, a bordo del nuovo mese che ci porta dritti dritti verso la nuova estate 2022 da vivere insieme, meno contingentati, meno mascherine, ma sicuramente dovremo imparare a convivere con questo Covid-19. Fuori dalle restrizioni siamo tornati come nel 2019, almeno questo è quello che ci viene detto. Per vivere la nostra estate daremo un'occhiata, ragazzi, anche comunque alle varie prenotazioni. Un italiano su tre in giro, grande boom commerciale nel ponte del 2 giugno, grande voglia da parte degli italiani di tornare a vivere le vacanze. E dove andrete voi in vacanza? Ne vogliamo parlare, ma sicuramente sì, con la nostra musica d'autore. Questo è Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Ci terrà compagnia fino alla metà di settembre, anche in questa nuova estate 2022 che si apre e si dischiude davanti ai nostri occhi. Un sogno di mezza estate, Tempo Zero Gold. Gold è un sogno di mezza estate. La musica, il mattino, i nostri giorni debbono avere sempre l'oro in bocca. E allora iniziamo con le grandi sonorità d'autore che hanno premiato anche quest'anno il brand di Tempo Zero, e ovviamente Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Buona vita a tutti voi, amici miei. Iniziamo. Dell'est
per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Soldi un topolino mio padre comprò, e infine il signore sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, e infine il signore sull'angelo della morte, sul il menestrello italiano che incanta veramente la musica, perché la musica ha loro in bocca, i nostri giorni hanno loro in bocca. Simone Papini a tenervi compagnia 7 minuti e 27 secondi della nostra diretta sulla nostra emittente radiofonica preferita, sul nostro magico streaming. Ma le sentite le onde del mare? Anche se come Simone Papini non amate molto la vita marittima, non me ne vogliano tutte le persone che vivono comunque al mare e che sognano comunque i mesi invernali di tornare al mare, e soprattutto tutte le persone che magari sono in pensione, beate voi, ecco, che si possono permettere la possibilità di trascorrere i mesi invernali dove secondo voi? Al mare. Pensate che il 42,5% dei nostri pensionati se ne stanno tranquillamente a godere la loro pensione, magari insieme ai loro nipoti, famiglie, permettendo ovviamente i vari impegni, nelle isole caraibiche, sicuramente sì, bene, piuttosto che in Spagna, quindi, piuttosto che anche, e voi direte, Romania, Albania, sì, loro è il 62,5%, perché quelle zone sono sicuramente meno care, ecco. Quindi voglio dire, le note del mare possono anche incantare. Pensate che ci sono molte applicazioni, esistono tra l'altro, con le onde del mare per riuscire a prendere sonno meglio. E voi come riposate? Spero veramente nel migliore dei modi, ma sicuramente le onde del mare, queste coccole a livello sonoro, ci fanno veramente bene, ci rilassano. E anche se Simone Papini non ama molto la vita marittima, nel senso di stare lì sdraiato come una lucertola sulle rive del mare, comunque la sabbia, no, a me piace fare il bagno, fare lunghe camminate, sicuramente in marina, nella pineta, diciamo che poi ognuno nella vacanza, mare, montagna, collina, campagna, laghi e quant'altro, la vive in maniera assolutamente soggettiva, se no che vacanza sarebbe. Alla Fiera dell'Est nel 1976, pensate un po', questo era un LP originale della durata di 41 minuti e 39 secondi, la Fiera dell'Est, il menestrello francese, sì, perché questa versione Angelo Branduardi la fece anche in francese. È il terzo album in studio, quindi, di Angelo Branduardi, che conteneva appunto la celebre canzone che abbiamo appena ascoltato. Nel 76 quell'album è stato inserito del premio, tra l'altro è stato insignito del premio della critica discografica italiana. I brani sono tutti di Branduardi, ecco, i testi insieme alla moglie Luisa Zappa, tanto per fare un po' così della storia, perché l'amore è colui che muove il mondo e i sentimenti. Ma lo sapete che esiste un'applicazione che prende il nome di Replica con la K di Kim? Replica.
Che cos'è questa replica? Replica gli umani. Avete presente le serie televisive, i film dove gli umanoidi replicano le pervenze e magari anche i sentimenti e le nostre emozioni replicate in maniera artificiale degli umani? Ecco, quante volte lo abbiamo visto, seguito nelle serie televisive futuristiche piuttosto che nei film, abbiamo detto ma sarà possibile? Ecco, la generazione 2.0 informatizzata, digitalizzata, arriva a questa applicazione negli Stati Uniti d'America che prende il nome appunto di replica. Per quale motivo? Ne parlavamo qualche settimana fa di quel ragazzo di 27 anni che si è sposato con un umanoide, un'intelligenza artificiale. Quindi, perché lui dichiara di essersi veramente innamorato di quell'intelligenza artificiale? Secondo gli psicologi, invece, la risposta è un'altra. Lo volete sapere qual è? È una risposta sicuramente triste, sicuramente amara, ma la risposta è questa: siamo soli. Tuo corpo esitante, i tuoi occhi di cielo ha trovato il suo posto, anche il sole nascosto, coi capelli sull'erba ti metti a sognare, e tra i rami fioriti tu aspetti. È la solitudine che spesso e volentieri ci fa parlare, è quella ricerca degli altri, di se stessi, di noi stessi e poi degli altri. È quando non riusciamo a stare bene con noi stessi che probabilmente cerchiamo gli altri. È la solitudine che ci porta a cercare, in maniera a volte anche spasmodica, affetti, amori, disincanti, passioni, momenti accelerati fino ad accelerare anche il nostro battito, senza comprendere
che quella continua ricerca spasmodica ci fa perdere la bussola di noi stessi, fino a farci capire inconsapevolmente che gli altri possono non aver bisogno di noi. Scuse, fallimenti, righe su righe, parole non dette e allontanamenti, spesso e volentieri. Le persone che ci circondano, che abbiamo cercato così fortemente, ferocemente, ci allontanano. O forse siamo noi che non riusciamo a capire che non è semplicemente il momento giusto. O forse ancora, forse, chi lo sa, se quella mattina ti fossi affacciata da quello spiraglio, da quell'uscio, avremmo provato, ho ricominciato, ci saremmo toccati, sfiorati. O forse, semplicemente, saremmo tornati comunque ognuno al nostro posto. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Sempre pensieri, parole, emozioni, sotto pelle, insieme a note d'autore. Oh,
Le avete riconosciute queste voci? Beh, a meno che ne abbiate ascoltate in Tempo Zero Gold, sicuramente, e in questo caso Un Sogno di Mezza Estate per Vivere Questa Nostra Estate Insieme, sicuramente sì. Oppure probabilmente avete riconosciuto queste voci perché nel 2015 anche voi, senza fare comunque, perché non siamo in fascia pubblicitaria ma lo saremo tra qualche istante, forse anche voi avete comunque sentito parlare o comunque siete dei clienti di quella piattaforma televisiva satellitare digitale, eh sì, proprio quella lì, 6 stagioni, The Empire Cast, l'impero della musica, molto kitsch, beh, molto provocante sicuramente, loro una grande famiglia con un grande impero musicale, un'etichetta discografica, però sentimenti, solitudini di cui abbiamo parlato, la possibilità di innamorarsi di quei famosi umanoidi, quindi tradimenti e quindi movimenti indissolubili delle vite. E qui abbiamo pescato l'appunto It Is What You Need Love, l'impressione dell'amore, uno dei singoli di quelle 6 stagioni appunto della serie televisiva soprannominata, sopracitata, The Empire Cast. Li vedo pronti dall'altra parte del video, siamo arrivati al minutaggio per scollegarci dagli studi di Monteleone d'Orvieto di Simone Papini e dare la linea quindi alla nostra regia nazionale per prenderci la prima pausa per questo appuntamento settimanale di Un Sogno di Mezza Estate. A tra poco. Questa è Tempo Zero Gold, Un Sogno di Mezza Estate. Mi aiutò a togliermi la giacca, mi scoccò un bacio sulla bocca, io la stringevo fremendo sul mio cuor, quando d'un tratto mi disse tradito che fini mondo per un capello biondo che stava sul gilet. Sarà volato, ma com'è strano il fatto proprio su di me. Le dissi, amore, ti giuro sul mio onore, non ti saprei tradire. Ma lei rispose, non credo a queste cose perché tu sai mentire. Da un chimico il capello ha poi portato e lui, dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato in cui diceva dichiaro così: non è un cappello ma un crine di cavallo uscito dal paltò. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amor. Sul mio onore non ti saprei tradire. Ma lei rispose, non credo a queste cose perché tu sai mentire. Da un chimico il capello ha poi portato e lui, dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato in cui diceva dichiaro così: non è un cappello ma un crine di cavallo uscito dal paltò. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amor. La gelosia d'amor. Edoardo Vianello, 1961. Tra poco sveglieremo da un sogno effettivamente tutti gli adolescenti che pensavano che il capello, ossia il finimondo di Meschida, il nuovo singolo di questa bella stagione del 2022, provenisse appunto da questa generazione 2022, no amici, della generazione 2.0, no. Quindi carissimi adolescenti, Meschida ha rispolverato nella sua versione comunque pop il capello, che è un pezzo musicale appunto di Edoardo Vianello, che però non gli permise di avere grande successo, cioè questo pezzo musicale ebbe il successo sì, ma non il successo che meritava secondo la critica, la prima apparizione televisiva comunque importante è Studio 1. Amici adolescenti, neanche io ero nato comunque, perché parliamo del 1961, quei magici anni prima ancora della rivoluzione dei 68, tra l'altro
Studio 1, che era un celebre show condotto, pensate, dalla grande Mina e da Don Lurio e le gemelle Kessler. Parliamo veramente dell'Italia della dolce vita, proprio parliamo di questo, amici, della storia della musica e di quello che abbiamo vissuto e che hanno vissuto i nostri nonni e, perché no, magari anche i nostri genitori, dove il 4 novembre 1961 lascia quella che sarà il suo primo grande successo, ossia Il Capello. Pensate quanta storia su una gelosia d'amore, appunto, come cantava nel testo appunto Edoardo Menello, quante storie si possono fare per un capello, cioè un capello solo, e che spesso e volentieri, no, ci viene detto sta a guardare il capello. Potrebbe essere veramente questa l'occasione. La storia per un capello invece è la cruna di un cavallo, grande successo, grande musica italiana. Abbiamo amici, ascoltatori, se mai ce ne fosse bisogno di ricordarvelo, delle storie, è una storia veramente enorme della nostra musica, e grazie veramente ai nuovi della generazione della musica italiana che ci fanno ricordare che esistono questi pezzi musicali. Pensate che il 42,3% delle ricerche, nel momento in cui è uscito il nuovo singolo di Mischida, che prende appunto il titolo rivisitato ovviamente del Capello, e quindi il finimondo, anzi finimondo per la serie, tra l'altro è ai primi posti dei pezzi musicali più streamati in internet, e lo abbiamo scoperto anche questa settimana in Tempo Zero Selecta. Quindi pensate un po' voi la passione della musica e, amici, la grande storia che abbiamo. Sapete che noi, tra l'altro, non abbiamo soltanto una grande storia musicale, ma abbiamo anche vinto qualche settimana fa le Olimpiadi della Filosofia. E vinciamo l'oro perché nessuno la studia come noi. Dal latino, dalla Grecia, ai matematici, al boom della filosofia. La filosofia, quindi la ricerca della verità. L'Italia sale quindi sul tetto del mondo per la filosofia. Questa volta non sicuramente per le brutte figure che abbiamo fatto con il calcio, fatemelo dire, con la nazionale. Quindi una studentessa di Aosta si è aggiudicata l'oro delle Olimpiadi internazionali. È la prima volta in 30 anni di competizione. La vincitrice per il 2022, infatti, quindi prende il nome di Giulia, studentessa del liceo, quindi di Aosta. È arrivata prima tra 88 studenti in gara in tutta Italia. Quindi pensate voi che grande, grande passione che ha questa ragazza per la filosofia, provenienti da 42 paesi in tutto il mondo. Non solo, un altro italiano ha avuto la menzione speciale. Si tratta di Giovanni D'Antonio, studente del liceo classico e scientifico Torticelli. Quindi significa che noi abbiamo la nostra storia, dovremmo, secondo il mio punto di vista, se posso permettere, posso permettermi, imparare un attimino a valorizzare quello che abbiamo, ma la grande soddisfazione è comunque della ricerca della verità. Eh sì, perché la filosofia è filosofia, cioè appunto la ricerca della verità e della passione stessa, la storia della filosofia. Passerà, servirà.
brivido. Ti tradirei, non ti credere mai, non giurarmelo. Forse ti amerei, forse ti amerei, se non fossi io. Abbiamo sognato, abbiamo sperato, ci siamo stretti, abbiamo sofferto, abbiamo dimenticato, ci siamo appassionati, ci siamo persi, ci siamo ritrovati, ci siamo innamorati, eravamo disincantati dal tempo, ci siamo sfiorati, amati, perduti, incontrati, ci siamo perché viviamo. Perché finché il nostro cuore ha la possibilità di battere ancora, nel fiore della vita saremo uomini e donne libere e liberi di vivere la nostra vita senza sentirsi giudicati dal prossimo, ma prima di tutto da noi stessi, perché il peggior giudice è proprio il nostro stesso io. Fino a che punto siamo disposti di farci giudicare da quel giudice fin troppo tremendo certe volte, quel giudice che guarda troppo spesso il pensiero altrui. Se solo imparassimo a giudicarci di meno e vivere di più, vivremo sicuramente delle passioni più grandi, appassionate, libere ed emotive più grandi e, perché no, forse anche più grandi di noi, soltanto perché forse ce lo meritiamo. Silence and
light in the naked light I saw 10,000 people made me whole. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Tenement halls and whispered in the sounds of silence. The Sound of Silence, i mitici Simon & Garfunkel. Anche loro hanno fatto la storia, ragazzi. E beh, insomma, qui parliamo di un sogno di mezza estate, tempo zero gold, delle pietre miliari della musica, con le nostre onde sonore del nostro mare, sempre a vostra disposizione, sempre in onda, sulla nostra emittente radiofonica. Siamo in grado di fare silenzio? Siamo bravi a fare silenzio? Se dovessimo parlare con le persone religiose, quindi cristiane, ci direbbero che la meditazione è sicuramente importante, perché comunque ti fa fare silenzio su te stesso con gli altri. Se dovessimo parlare con una persona cristiana, ci direbbe che il silenzio è importante e fondamentale, perché è uno specchietto delle allodole per tutte le persone che comunque non sono soltanto introspettive, attenzione, ma semplicemente unicamente perché il silenzio ci può aiutare a ad avere più consapevolezza di noi stessi. Ma il silenzio può fare paura. Il suono del silenzio, The Sound of Silence, The Concert in Central Park, da cui abbiamo ripescato questa pietra miliare di Simon & Garfunkel, perché secondo gli studiosi siamo persone troppo chiacchierone, che parlano spesso e volentieri del nulla. Siamo molto social, l'abbiamo detto un sacco di volte che spesso e volentieri non siamo pazienti nella coltivazione dei rapporti. Con un clic si toglie l'amicizia o si bloccano le persone nei social. Sicuramente il suono del silenzio può spaventare, può fare paura. Dicevamo che sicuramente parlando con una persona cristiana ci direbbe che la meditazione è importante. Appunto, la meditazione zen, quindi anche le varie religioni, piuttosto che pensieri comunque sia orientali, la fanno comunque da eccezione, perché la solitudine non è sinonimo di silenzio. Il silenzio può essere, magari, passatemi il termine, una bella occasione, perché no, anche per fare chiarezza e forse anche pace con noi stessi. Quando il cielo si fa scuro e la notte cade giù come intonaco dai muri, ci si trova in compagnia sotto i portici del centro, alle uscite del metro, per guardarci dentro e parlare un po'.
ci hanno detto a muso duro che per camminare soli noi non siamo ancora maturi e che siamo tutti uguali, ma un cuore con le ali ce l'abbiamo solo noi e nessuno sa che presto volerà. Cosa si fa? Cosa si fa questa sera? Dove si va? Dove si va? Fuori un'idea. Prima che ci soffochi la noia. Cosa si fa? Dove si va questa sera? Per adesso si comincia a girare la città fino in fondo alla provincia. Per i viali e per le piazze, a chiamare le ragazze che ci aspettano di già, per vedere fuori l'alba a colori, un'alba che nessuno ha preparato, come il mondo che ci ha dato, senza domandarci niente. È per questo che i pensieri, così grandi, così seri, ce l'abbiamo anche noi e nessuno sa che fatica è. Oh. Fuori di te, fuori di te, fuori di testa. Che gente è, che vita è, quanta ne resta? Quella che vogliamo non è questa. La carità, finta pietà, nessuno l'ha chiesta. Un giovanissimo Eros Ramazzotti, signori miei, l'avete riconosciuto con il suo Un cuore con le ali. Ma noi ce l'abbiamo un cuore con le ali? Lo dovremmo avere un cuore con le ali per provare a sentirci meno soli, che non è silenzio e non è sicuramente sinonimo di altro, per provare magari a vivere le nostre emozioni migliori. E noi invece viviamo l'ultimo break. Eh sì, siamo prontissimi per dare la linea ai miei colleghi dell'emittente radiofonica nazionale e quindi farci prendere l'ultima pausa in Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate del nostro appuntamento settimanale. Ma voi rimanete lì. Questa è un sogno di mezza estate, il mio, il tuo sogno, per vivere la realtà insieme. Viens déverser ta
Ciò che ci spaventa, che ci allontana persino da noi stessi, è tutto ciò che ci spaventa, che ci fa venire il timore, è tutto ciò che ci spaventa a renderci persone meno libere, è tutto ciò che ci spaventa, tutto ciò che non conosciamo, è tutto quello che vorremmo imparare a vivere, che ferma il nostro cuore per la paura di osare troppo. Quando credi d'essere solo su un atollo in mezzo al mare, quando soffia la tempesta e hai paura di annegare, chiama, chiama piano, sai che non sarò chiama tu, chiama piano ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio. Quando crolla il tuo universo
tra le righe di un giornale, quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare, chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano, chiama, tu chiama piano ed arriverò. L'attimo è anche mio. Sembra spento e non pensi di aspettare, quando il giorno resta fermo e decidi di volare, quando certo di aver vinto sulla nube di vele e il tuo cielo già dipinto è di un crescente arcobaleno. Chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano, chiama tu, chiama piano ed arriverò. Chiama piano, perché se ce lo ricordassimo che lo smartphone è anche un telefono di base che mette in comunicazione milioni di persone nel mondo, ecco. E un saluto a tutti coloro che sono vintage e che dicono: Simone, ti ho scoperto grazie al mio marito, a mio fratello, al mio conoscente, perché di base Simone Papini 12 anni fa nasceva da un'emittente radiofonica locale web di Orvieto, tra l'altro, ecco, e vi siete innamorati di Simone Papini. Ciao Antonella da Firenze, io vorrei salutarvi veramente tutti, ma non è semplice perché siete veramente milioni e io sono uno, ma grazie a voi, insieme a voi, siamo in tanti e ci unisce l'amore per la musica. C'è Patrizia, ad esempio, sta scrivendo nel canale ufficiale del brand di Tempo Zero della nostra testata giornalistica leroy24orenews.it, che dice: Simone, allora guarda, io spesso e volentieri riesco ad ascoltare Tempo Zero Gold nella fattispecie d'estate, un sogno di mezz'estate, riesco ad ascoltarlo tranquillamente in diretta, ma in realtà sai che cos'è la cosa che mi piace di più? Ascoltarlo di sera, perché come si confà di sera, lo cantava anche Biagio Antonacci, si comincia dalla sera comunque sia a fare il riassunto della giornata, a fare il riepilogo di quello che abbiamo vissuto, ritornano i pensieri, purtroppo anche quelli tristi, negativi, è anche vero, ci sta. In realtà la telefonata è quella che il telefono che ci mette in comunicazione, un po' come E.T., ve lo ricordate, telefono casa, perché lui era questo alieno praticamente che poi fu una grande innovazione quel film, ragazzi, tra l'altro, che lui aveva bisogno di tornare a casa, telefono casa.
E noi l'abbiamo ascoltato, Fabio Concato, mamma mia ragazzi, grandi note musicali le nostre, Pierangelo Bertoli. Nel 1990 facevano uscire questo singolo, Chiama Piano, dalla durata di 4 minuti e 20, il singolo, invece la versione Radio Edition, così come si confà in inglese, Radio Edition, cioè la edizione che abbiamo noi addetti ai lavori, dalla durata di 4 minuti e 37 secondi. Chiama Piano, dicevamo, è il singolo contenuto però nell'album di Pierangelo Bertoli, in duetto con Fabio Concato, pubblicato nel 1990 dall'etichetta discografica Dischi Ricordi, e quindi fu estratto tra l'altro il singolo Chiama Piano. La canzone, scritta tra l'altro da Luca Bonafidi, fa parte dell'album Oracoli, e questo, ragazzi, se ce l'avete, questo è una delle pietre miliari di Pierangelo Bertoli, una delle sue grandi grandi produzioni. Racconta come i sentimenti, insomma, no, dell'amicizia, dell'amore, però anche degli affetti, abbiano il potere di annullare le distanze. Come lo facciamo? Lo facciamo col telefono. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Sei il signore dell'altra volta, vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, digli che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già, è bella la tua casa, a scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro, proprio la tua età. No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non ha pietà, però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera, ti piace il mare? Oh sì, tanto, lo sai che so nuotare, ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena e quanto a tutte e due ti voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. Falla aspettare, sto uscendo. Falla fermare, è andato via. Se è andata via, allora addio. Arrivederci, signore. Ciao, piccolo.
il maestro Domenico Modugno piange il telefono, no? Insomma ragazzi, la bambina è Heidi. Adesso lo so che soprattutto gli intenditori, quelli audio, non c'è bisogno di essere, voglio dire, doppiatori, addetti ai lavori, ma in realtà Francesca Guadagno, nata nel 1967 tra l'altro, è attiva dall'età di 6 anni ed è doppiatrice, direttrice doppiaggio nella sua carriera a livello italiano, attrice e doppiatrice, e certo anche di Heidi, della bambina De Monti, insieme al nonno, insieme a Petar, l'amico Pastorello. Certo, la voce della bambina del telefono che piange di Domenico Modugno è proprio Francesca Guadagno, e noi sicuramente in Italia la conosciamo come voce di Heidi. Pensate che io appena ascolto questo pezzo musicale, ogni volta che ascolto questo pezzo musicale, insomma, mi tornano i ricordi di quando ero bambino, quel bambino che guardava, seguiva Heidi. Sapete che Heidi è ancora in circolazione? Eh sì. Bisogna sempre ricordarci che veniamo da bambini, noi siamo dei bambini. Ovviamente il comportamento, e mi rivolgo così in maniera del tutto generica, ecco, a tutti quelli che sono stati piantati a livello affettivo, dovremmo però diventare, tornare, ricordare di essere stati bambini, di non dimenticarcelo mai, che quei bambini dovrebbero continuare a guardare il mondo che li circonda, sicuramente con un occhio così, insomma, no? Con l'occhio di bambini che si sorprendono sempre, quei bambini che non dovrebbero crescere mai. Però non la sindrome di Peter Pan, no, ragazzi, allora voglio svegliarvi da un sogno. La sindrome di Peter Pan, soprattutto per i maschietti, noi siamo comunque rinominati spesso dalle fanciulle per la sindrome di Peter Pan. Ecco, quella è un'altra cosa, quello significa essere dei pezzettini, dei pezzi di... E invece dovremmo essere uomini e donne adulte, però con lo sguardo degli occhi dei bambini che si sorprendono, ricordarci che veniamo da bambini e ad avere un cuore da giganti, con i sentimenti però trasparenti dei bambini. Piange il telefono, Domenico Modugno, è stato l'ultimo pezzo musicale del nostro appuntamento, ragazzi, di questa settimana di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. La prossima settimana, tra 7 giorni, stessa ora, stessa onda, torneremo, certamente sì, sulle nostre frequenze nazionali a tenervi compagnia. Quindi buon caldo, quindi buona estate, quindi buona musica, solo con noi, sulla nostra emittente radiofonica preferita, il brand di Tempo Zero. Vi tiene compagnia insieme ai grandi protagonisti e grandi colleghi di questa grande emittente. Ciao ragazzi, buona settimana.